Buonasera carissimi amici e carissime amiche. Siamo lieti ed onorati di ospitare nel Salotto Letterario Dialetti Editore una poetessa che era ex maestra, ma anche educatrice e ha fatto tante cose belle nella vita. Il suo nome è Lina Felicetti. Ha scritto un bel libro dal titolo I segreti dell'anima, edito da Aleti Editore, con la prefazione di Alessandro Quasimodo. Già da bambina la poesia ha bussato al mio cuore ed io l'ho fatta entrare. Ricordo che imparavo a memoria le poesie e dopo mi rintanavo nella mia stanzetta e le recitavo davanti allo specchio e certe volte mi divertivo a farne la parodia. Il motivo che mi ha spinta a pubblicare questa mia sillogia poetica è il mio desiderio di donare al lettore i segreti della mia anima. Sensibile di educatrice, illuminata dalla forte fede cristiana che mi ha sempre portata a condurre una vita secondo i principi etici e morali protesa al bene comune, nella speranza che le mie parole contribuiscano a riportare la società d'oggi malata e vuota di valori sulla retta via, fermamente convinta che saremo felici solo se tutti faranno la loro parte. Mi chiamo Lina Felicetti, nata il 14 febbraio a Rossano, nota come città del Codex. Insegnante di scuola primaria in pensione, ho sempre amato la poesia, irrorando questa mia passione con la lettura di autori classici e moderni. Ho pubblicato con la casa editrice pagine in diverse collane, agende e calendari. Ho collaborato con la casa editrice Aletti, ho partecipato a numerosi concorsi di poesia, ottenendo targhe e attestati di merito e sono membro attivo di alcune associazioni di poeti. Sono anche poeta federiciano. Quindi siamo onorati di ospitare questa poetessa che è una poetessa appartiene al premio Federiciano, quindi quello indetto dal presidente Giuseppe Aletti, al quale invio i miei saluti, carissimi saluti. Allora, noi partiamo con anche la prefazione di Alessandro Quasimodo, che ha scritto: Oggi il mare è così calmo, ruba il colore al cielo e lo fa suo. L'onda così pacata sembra d'argento ed è così, quasi muta. Tutto intorno è pace e quiete. Il testo tratto dalla raccolta di Lina Felicetti introduce un clima idilliaco, come si coglie dalle espressioni così calmo, così pacata, sempre d'argento. L'onda quasi muta contribuisce a infondere tranquillità. Il ritmo stesso dei versi con l'iterazione di così e suggerisce uno stato d'animo atemporale grazie ad un andamento calmo, privo di concitazione. Quindi noi possiamo dire anche andiamo nella seconda parte della lirica, invece compare una realtà di dolore, conflitti e prevaricazioni. La guerra distrugge tutto un mondo di affetti e di speranze che le persone cercano di coltivare. In altre poesie, come la storia di Olena, viene rappresentato il prototipo della donna che in seguito ai bombardamenti ha perso persino la propria identità.
Mi chiamo Olena, sono quel che resta di una donna ucraina. Ero una mamma, una moglie, avevo una casa, una terra. Non ho un nome, so soltanto di essere una rifugiata. Ho perso la mia identità, non sono più Olena. Quindi questa è una bella poesia scritta anche dalla nostra poetessa, che è la nostra ospite, gradita ospite questa sera. Recito una delle sue poesie, In cerca di pace. Oggi il mare è così calmo. Ruba il colore al cielo e lo fa suo. L'onda così pacata sembra d'argento ed è quasi muta. Tutto intorno è pace e quiete, e nel silenzio del mattino il pescatore fiducioso affida al mare le sue speranze. Mentre un gabbiano cerca la sua libertà nel cielo terso della primavera, cercando pace, ammiro questo mare di cristallo. Il mio sguardo si spazia fino all'orizzonte e nel suo immenso mi perdo il sogno. Sogno un mondo nuovo, un mondo senza più pianto e guerra, dove regni amore e si respiri la pace, come nel mare calmo di questa primavera già avanzata. Prima di fare le domande, ringraziamo il regista Marco Santolamazza per aver condotto questa regia di questo appuntamento, anche il presidente della Rete Editore, Giuseppe Aletti. Ora, la prima domanda che mi viene in mente di farla alla nostra poetessa, innanzitutto, potrebbe parlarci di lei, della sua vita, dove è nata, dove è cresciuta, come mai scrive poesie, per quale motivo, spinta dall'ispirazione, o nata la poesia così per caso? No, la poesia, innanzitutto buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. È un ringraziamento sia al regista che al ministro Giuseppe Aletti, che stimo tanto. Io sono nata e vivo allo scalo di Rossano, la città dei bizantini, alla quale ho dedicato molti miei libri. Un tempo questa cittadina era un importante polo culturale, artistico e religioso. Io ho condotto una vita serena, un'infanzia serena, con genitori molto bravi, buoni, sempre dediti al lavoro e molto attenti a trasmettere i valori che adesso nella nostra società d'oggi mancano, i valori religiosi, ma senza autorità, ma con autorevolezza. E questa fa la differenza. Infatti, ormai io sono grata ai miei genitori per avermi dato questo tipo di educazione. I figli, che sono la mia unica, ai miei figli, che sono la mia unica ricchezza, in contrapposizione a tutte le ricchezze materiali, perché sono la vera ricchezza dell'anima, della gioia che ti danno. E vedo che mi hanno dato tante soddisfazioni, mi hanno regalato 3 gioielli, che sono i miei nipoti, 3 nipoti. Complimenti. Grazie. Io ho insegnato per 40 anni nella scuola primaria, dove ho esercitato il mio ruolo educativo con amore e passione e mi sono impegnata in numerosi progetti educativi sul rispetto dell'ambiente e sulla legalità, proponendo degli itinerari didattici finalizzata all'acquisizione di comportamenti virtuosi, servendomi anche in certi casi dell'arte poetica e recitativa. Dopo la pensione, dopo che mi sono pensionata, ho finalmente potuto coltivare questa mia passione per la poesia. E ho esplorato le mie conoscenze con la lettura di
autori classici, moderni e contemporanei. Ne cito qualcuno, le mie preferenze sono, ho letto Saffo, le poesie di Saffo, ma il mio preferito allora quando ero ragazza era Ungaretti, Montale, Leopardi, le dico così, non in un ordine temporale. Certo. Va tranquilla per questo. Dante Alighieri, no? Salvatore Quasimodo, Salvatore Quasimodo, certo. È un grande. Pablo Neruda. Pablo Neruda, anche il mio poeta, Pablo Neruda. Tutti questi poeti mi piacciono moltissimo, proprio come lei, proprio come lei. Grazie, sono felice di questa. Condividiamo la stessa passione per gli stessi autori, tutti e due, e questo fa piacere. Poi lei ha fatto una missione, la sua vita, diciamo, come insegnante nella scuola primaria è una missione, perché conosco mia figlia che va a scuola a insegnare alla scuola primaria anche lei, no? E tanto lavoro, insomma. Tocca a voi di preparare i bambini per crescere, avviarli al futuro. È una missione veramente, con la maiuscola. Io così l'ho vissuto, proprio come un... Tant'è vero che quando qualche alunno non riesce a prendere la notte, pensavo il modo più adatto a farglielo capire. E quindi anche di notte pensavo a loro. Chissà quanti allievi adesso tutti cresciuti sono anche padri di famiglia, no? Hanno realizzato, è merito suo questo, merito suo sicuramente. Quando si ricordano della maestra, no? Che ha fatto crescere. Mi scrivono sempre su Facebook, su Messenger, insomma sui social. E quando mi incontrano mi abbracciano, quindi evidentemente hanno un buon ricordo. Anch'io mi ricordo la mia maestra, quella che mi ha spronato, mi ha fatto andare avanti, è stata lei ad avviarmi sulla strada giusta, e quindi sempre un ricordo bellissimo delle maestre, veramente. Comunque, quali sono le tematiche affrontate nel suo libro? Lei parla di L'amore, diversi argomenti, quali sono gli argomenti principali? l'amicizia, poi anche nel sociale, tipo rivolgermi alla società d'oggi, ai ragazzi, poi anche tutta la natura, di ispirazione, la natura, la gioia che si ha nel guardare un tramonto, nel guardare poi dell'arcobaleno, il succedersi delle stagioni. Ha dedicato anche una poesia al tramonto, no? Ha dedicato una bella poesia al tramonto, poi un'altra poesia alla primavera del 2022 che vedo davanti a me, qua io, quindi se ha la voglia di recitare qualche poesia sua? No, veramente mi emoziona. Ok, Recito le mie. nessun problema, nessun problema. Al tramonto, ecco, al tramonto, il sole si tuffa nel mare calmo d'agosto, bellissimo, dipingendolo di porpora ed oro. Rosso il cielo s'accende in un incanto di colori, di mille sfumature cangianti, per festeggiare il giorno che muore. Nella dolce magia di colori in concerto, ogni cuore s'accende, il respiro s'accorcia e il confine tra sogni e realtà svanisce. Anche gli amanti dolcemente abbracciati, nel magico scenario del tramonto d'emozioni, sì, l'auto con gli occhi persi all'orizzonte, ammirano estasiati il sole che muore. Mentre le onde del mare, collata da una brezza leggera, suonano dolci melodie d'amore, bellissima questa. Qual colonna
sono ora della loro storia. Noi due che ancora ci amiamo e viviamo ancora il nostro sogno, da quel sogno d'amore infinito, noi due non ci siamo mai svegliati. Bellissimo. Sono delle poesie dedicate a mio marito, che è stato l'unico uomo della mia vita. Sì. E che ancora ci amo, naturalmente, non come quando eravamo proprio giù, però ci teniamo ancora per mano. Certo, è la cosa più bella al mondo, questa, la sua famiglia, i valori della famiglia, dei figli, dei nipoti, quelli, i valori cristiani, no? I veri valori cristiani che lei anche li difende contro questa società, purtroppo, dove mancano i rapporti umani, no? Scarseggiano. Anche l'indifferenza domina, no? A volte, se uno passa per le strade e saluta qualcuno, non le risponde neanche il saluto oggi come oggi. Purtroppo ci sono tante mancanze, insomma. Sono d'accordo. Perché questa società è priva di valori. I ragazzi sono disorientati, vivono un disagio. Certo. E io con le mie poesie donare loro la bellezza del creato, la felicità che si prova nel guardare tutto ciò che Dio ci ha donato. Ed è quella la vera felicità. I beni materiali sono soltanto fatui, possono sparire da un momento all'altro. No, è vero, tutto può sparire tranne l'amore e la bellezza della vita e soprattutto la gioia di vivere nella natura, perché la natura è una seconda madre che oggi tanti non la apprezzano come una volta, no? Anche i giochi di quartiere, i giochi del cortile non ci sono più, spariti tanti tanti valori, veramente i rapporti mancano, questo ci fa soffrire parecchio, veramente io sento questa mancanza. Questa società vuota di valori ha disumanizzato le persone, le ha disumanizzate, le ha rese fredde. Non ci sono più rapporti di solidarietà come una volta, ma non perché io non sia protesa verso il futuro o non abbia accettato la modernità, ma è dato fatto che adesso i ragazzi trovano un disagio tale da fargli commettere anche dei crimini, perché non esiste più la famiglia, hanno distrutto la scuola, la famiglia, e poi è un discorso troppo lungo da affrontare. È troppo lungo, sì, infatti noi andiamo adesso a fare un'altra domanda importante. Perché ha scelto di pubblicare con Aletti Editore? Perché stimo tanto questa casa editrice, perché è molto seria, molto conosciuta, ti dà visibilità, apprezza, seleziona, e quindi mi ha dato tante soddisfazioni. Perché ha scelto questo titolo, I segreti dell'anima? Come mai è nato? Poi c'è la copertina molto bella a proposito. Io invito i lettori a prendere il libro in mano, a comprarlo, a regalarlo a qualcuno, perché c'è una copertina molto bella dove c'è un cuore, dove c'è la luce dentro, i segreti del cuore, dell'amore, non si sa, all'interno come una bambola russa, no? Quella matrioshka, apre e vede le meraviglie del mondo. E quindi è molto bella, e poi tutta azzurra, no? Questo colore azzurro che richiama il mare, che lei ama il mare, abbiamo visto io il mare, quindi lei ama il mare, ama la luce, ama la natura. In questa copertina c'è tutto, insomma, molto bella la copertina del libro. Io invito i lettori a prendere il libro, a regalarlo a qualcuno, a un nipote, un fratello, eccetera, perché è veramente bello. Rispetto alla sua domanda, perché i segreti dell'anima? Perché prima li tenevo chiusi nel mio cuore, ma poi ho pensato di donarli ai ragazzi, anche agli adulti, che magari per un non nulla litigano oppure
magari si divorziano per motivi futili, cose che succedono, che si apprendono, appunto perché queste mie parole, queste mie liriche, siano di sprone, di esempio a chi le legge. E quindi lascerò tracce d'amore quando me ne andrò. No, lunga vita, ancora non ne parliamo, non ne parla, ancora giovane. Grazie, grazie Lunga anche a vita, Luigi. lunga vita. E no, allora lei, diciamo, ha visto nella poesia un mezzo efficace per cambiare le cose brutte che dominano oggi la società, ma soprattutto quella giovanile, no? I ragazzi d'oggi. Quindi la poesia è un mezzo. Di comunicazione tra lei, anche di insegnamento, perché anche partiamo che lei è insegnante, quindi utilizza la poesia come mezzo per insegnare come educare le persone. È un messaggio bellissimo, veramente molto bello questo suo messaggio. È missionaria anche nella poesia, posso dire questo termine, anche non solo nell'insegnamento, ma anche nella poesia. Grazie. Niente, questo che mi viene in mente veramente di cuore, lo dico. Carissimi amici, continuiamo ad intervistare, a colloquiare con la poetessa Lina Felicetti, autrice del libro I segreti dell'anima, edito da Areti Editore. Ultima domanda, a quale pubblico sono rivolte le sue poesie? Le mie poesie sono molto semplici nel linguaggio. Cioè, la comunicazione avviene raccontando i miei segreti dell'anima, perché io guardo le cose con gli occhi dell'anima e qui Bellissimo. è rivolto a, ma specialmente ai giovani, che saranno il futuro che E adesso rappresenta. approfittiamo di salutare questi giovani, no? Da una maestra che ha fatto 42 anni di insegnamento, non un giorno o due, una vita, insomma. Se lei vuole salutare il suo pubblico giovanile, anche a parte quello. Diciamo che alla nostra età, insomma, più o meno. Saluto tutti e ringrazio il professore. Grazie a lei. Sono stata onoratissima di essere stata intervistata da lei. La Saluto ringrazio. anche i miei ringraziamenti anche al regista che ha avuto, il regista che ha avuto tanta pazienza per il collegamento e più di tutti ringrazio il maestro Alezzi, che ti spinge sempre a migliorare. Grazie mille. Con questo saluto, bel saluto, noi salutiamo il nostro pubblico e ci incontriamo prossimamente, sempre trasmettiamo da Milano e anche da Roma. E quindi oggi da Rossano, forse anche la signora, la poetessa, e quindi da tre zone diverse dell'Italia, dell'amata Italia. Buonasera a tutti, alla prossima puntata. Grazie carissima, gentilissima poetessa Lina Felicetti. Autrice del libro I segreti dell'anima, edito da Areti.